sarebbe il mio primo Natale al mare. Una ragazza da Bema, piccolo centro sperduto nelle montagne valtellinesi, che incontra un ragazzo ricco e avvenente di città. Ma sì, vabbè, ricco e avvenente. Che la porta a fare le vacanze al mare. Che se non era per me, eri ancora là a fare le castagnate in taverna. Io te lo dico. Beh, comunque se siete in zona passate da qua a vedere Gairo Vecchia, perché fa caldo ma è suggestivo. Beh, chiaramente non entrate dentro le case perché ci sono ovunque cartelli con scritto pericolo di crollo. Cioè, finché rimanete sulla strada principale, ok, non vi avventurate dentro le case perché le mie è una bella idea. La Madonna. Ah, aspetta, di qua. Bella, mi è piaciuta questa svolta. Praticamente abbiamo abbandonato la statale principale, che era la 198, e questa dovrebbe essere una provinciale, la provinciale 11. Che poi Luna, ci chiedono sempre, ma che app usate per fare gli itinerari? Vai, spiegaglielo. Google Maps e la mente di Eros Buzzini. Oh, siamo su in altissimo, eh. Sì. Siamo a Osini. Stra in lontananza si vede anche il mare. Sì, stra in lontananza. Guarda che bella casa blu che hanno fatto. Sì, bello questo colore per il mare. Sì, peccato che siamo in montagna, però sì, ha fatto un bel colore. Ah, guarda che da qua si vede bene. Vediamo di non farci ammazzare. Porco cane, che gradino. Ecco. Allora, praticamente quella là in alto è Gairo Nuova. Quella là sotto, che con la Sony non so cosa si vedrà perché sarà col grandangolo, è Gairo Vecchia. Quindi in realtà l'hanno costruita più su di 200 metri. Veramente 200 metri, eh. Boh, si vede che lì è più stabile, non lo so. Luna, mi sembrava giusto far vedere anche dall'altro lato cosa si vedeva. Certo. Comunque approfitto del transito dentro a Usini per ringraziare i miei, perché se non ci fossero loro non ci sarebbe stato neanche questo video. Esatto, quindi ringraziamo me che Atti. Tra l'altro speriamo che si possa venire anche a Capodanno. Beh, certo. Così ne approfittiamo per fare qualche foto al mare d'inverno, che a parte in Liguria non l'ho mai visto. You get the idea. Oggi che giorno è? 28 dicembre. E dove siamo? In Sardegna. E come siamo? Così. Col costume, la maglietta e i pantaloncini. Niente, ci saranno tipo 27 gradi al sole, forse anche qualcosa in più. Che bello vivere qua. Meanwhile. Sarebbe il mio primo Natale al mare. Una ragazza da Bema, piccolo centro sperduto nelle montagne valtellinesi, che incontra un ragazzo ricco e avvenente di città. Ma sì, vabbè, ricco e avvenente. Che la porta a fare le vacanze al mare. Che se non era per me, eri ancora là a fare le castagnate in taverna. Io te lo dico. Sì, avrei conosciuto qualcun altro. Io te lo dico delle castagnate, tu lo sai. Invece di andare su di qua. Ecco, già meglio. Beh, siamo usciti dalla provinciale, adesso saremo in una strada comunale e dobbiamo andare a vedere le cascate che mi dice su di qua. Oh, c'è anche l'ufficio turistico, eh? Ah, ho visto. Guarda che muraglioni di parete di roccia in verticale. Eh sì, infatti dovrebbe venire proprio giù da una di queste pareti di roccia qua la cascata. Che spuse di capra, quello bello le corna lunghe, eh? Ah, ma dice che mancano 6 chilometri. Ah, vedi, cascata alle Quarci. Beh, che per essere una strada in mezzo al niente non è proprio neanche malissimo, eh. Sì, sì, infatti, cioè rispetto alle strade che ci sono da noi, tipo Maniba. Flashback. Porca vacca. Beh, buona idea. Sì, sì, ottima idea. Ottima, non buona. Buona è lo step primo. Ah, occhio cratere. Cavacca. Occhio che qua ci sono i crateri. Occhio che quel pezzo qua è brutto, eh. Cioè sono buche, sabbia, sassi, tutto.
Ok. Oh, finito questo incubo. Anche Bleach era la sabbia prima. Se questo non è un passo, è un aborto. End of flashback. Quanto è selvaggio qua? Non c'è veramente nulla. Nulla, nulla. Nulla, nulla. Ci siamo io, te e basta. Io, te e neanche le pecore ci sono. Proprio io, te e basta. Allora, io un po' me lo immaginavo che sarebbe andata così nelle strade dell'entroterra, ad agosto. Ma bellissimo così. Però mi dicevano, no, vedrai, ci sarà traffico. Il traffico. Nessuno. Il deserto. Porco ca, vedi? Appena detto, una macchina. Ecco una macchina. Prima macchina negli ultimi 20 minuti. Occhio, 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 occhio. C'era un mega avvallamento. Ah, guarda quel quad. Dice che siamo arrivati. Ah. Era un po' che qualcuno c'è. E dove sarebbero le cascate? Non vorrei che fossero indietro e ci fosse da fare dei passi. Eccoci, in realtà siamo passati qua davanti senza fermarci, abbiamo poi fatto inversione, ma nel mentre abbiamo spento tutto per capire se eravamo nel posto giusto. Eravamo nel posto giusto, ma nel momento sbagliato, perché le cascate l'una da quando non ci sono più? Da marzo. Quando siamo adesso? Siamo ad agosto, non c'è abbastanza acqua. No, non c'è proprio acqua, non è che non ce n'è abbastanza, non ce n'è proprio. Non ce n'è. E quindi le cascate in realtà sono solo una parete rocciosa, un po' rossa, un po' grigia, ma di cascate qua non ce n'è proprio neanche per sbaglio. Adesso giro la fotocamera dell'iPhone e vi faccio vedere la parete di roccia. Sei pronta a far vedere questa roba? Ecco, le cascate devono essere lungo tutto quel crinale praticamente. Mese più, mese meno, acqua più, acqua meno. Diciamo che il pezzo dove di solito c'è più acqua è lì in centro, dove è grigio, ma quando ce n'è molta c'è lungo tutta la parete rocciosa, tutta qua praticamente. Mentre adesso viene è secca. Quando è secca vagisi il crema, che schifo. Comunque siamo qua in mezzo all'entroterra, non c'è assolutamente niente, proprio cielo azzurro, montagne verdi. Comunque ho notato, nonostante il caldo, quanto verde c'è. Sì, è vero. Beh, meno male che ci siamo fermati all'ombra, c'è anche un'arietta, guardate qua le foglie come dondolano. Guardate, bellissimo. Risaltiamo in moto, andiamo verso il prossimo punto di interesse. In realtà non c'è più niente per cui fermarsi, non c'è più niente da vedere che io sappia, quindi adesso andiamo solo a far strade. Ottimo. Ottimo, andiamo. More moments later. Bene fans, risaliamo in moto, Luna è già salita. In realtà il navigatore mi ha ricalcolato di proseguire su questa strada un po' sperduta che ci dovrebbe ributtare su una statale un bel po' più avanti. Probabilmente sì. Orco cane Luna, piano che c'è tutta la sabbia. Sembra la location perfetta per essere rapiti. Esatto. Bene, iniziamo molto bene, eh? Non credo sia stata una buona idea seguire il navigatore. Forse era meglio tornare indietro sui propri passi. Pensa se a un certo punto diventa pure sterrata. Ma speriamo di no. Se diventa sterrata facciamo inversione. Sì, bene, grazie al cazzo. 1 minute 37 seconds later. Ah, l'intuizione di Luna Colombo era esatta. Bello, bello. Vai Luna, torniamo indietro sui nostri passi. A te, occhio. Non riesco a girarmi perché sono basso. Sono fermato un po' in discesina. Prima? Fanculo, gambe corte. Qua siamo proprio nell'entroterra dell'entroterra, eh. Grazie a Google Maps, che dà sempre delle ottime idee. Ma penso se a un certo punto diventa sterrata. Cioè dovrebbero mettere anche l'opzione evitare strade sterrate. Quelli di Google fanno tanti fighi che sono bravi solo loro. E poi dopo, guarda.
Siamo quasi fuori da questa strada iper mega super secondaria. Però guardate le montagne, non sembra un po' il Grand Canyon negli Stati Uniti? Sembrano un po' quelle formazioni rocciose che ci sono in mezzo al deserto, dove c'è magari un po' di pianura e poi saltano fuori questi speroni rocciosi. Pensa chi abita qua quanto è sperduto nel nulla. Mamma mia, io non ce la farei. Peggio di essere a Bema. Quanto è proprio sperduto qua nell'entroterra. Queste sono pareti rocciose di un certo livello. Costruire la casa qua sotto tra l'altro mi farebbe abbastanza paura. Che è un attimo che si stacca un blocco di roccia. Però guarda come si vede il mare. Sì, il problema è che lo vedono e basta questi. Allora, qua dobbiamo tornare giù sulla strada principale. Occhio che è brutta, eh. Ok, siamo sulla strada principale. Luna, sai cosa ci stava bene qua? La musica di Resident Evil, quando il virus Z colpisce. Che non c'è più nessuno sulla terra. Siamo su questa strada sperduta nel nulla. Ci sono solo io e Luna. Tra l'altro sembra un po' il Grand Canyon. Fico.